Sono i due quartieri di Fano più colpiti e continuano a rimanere nel mirino dei ladri. Stesso posto, stessa ora e stesso modo di provare ad entrare. Il primo furto è stato messo a segno ieri sera, intorno alle 19, in via Braccio e a San Lazzaro, dove per la seconda volta a distanza esatta di un anno i malviventi hanno forzato la finestra per provare ad entrare. In casa non c'era nessuno, ma proprio in quel momento stava rientrando il ragazzo e che li ha beccati sul fatto. Erano tutti a volto scoperto, all'apparenza stranieri e con i capelli rasati. Due di loro stavano eseguendo il lavoro, un altro era in giardino a fare da palo ai complici, mentre l'ultimo in macchina, una BMW di colore grigio a cinque porte, pronto per la fuga. A quel punto è scattato l'inseguimento per circa 2 chilometri sulla statale in direzione sud, ma i fuggitivi sono riusciti a scappare. A quel punto il giovane ha chiamato la polizia, ma del quartetto nessuna traccia. Analoga situazione è accaduta un'ora dopo, in via Valdossola, in zona Vallato, dove per la terza volta in 2 anni ci hanno riprovato di nuovo. Dov'era quando è successo? Seduto sul divano che mi stavo preparando per la notte. E a un certo punto che cosa ho A un certo sentito? punto ho sentito due rumori come uno spaccare della legna, no? Ma dico a quest'ora chi sarà il spaccalegna? E allora sono entrata in cucina, ho acceso la luce e ho visto subito che mancava qualcosa sulla serranda, entrava la luce da fuori. Così mi sono messa a urlare e loro sono andati via, avendo spaccato insomma, hanno rotto la porta. Poi che cosa ha fatto? Ha chiamato anche suo figlio? E dopo ho chiamato mio figlio, quello che sta a Montegiano, lui ha chiamato l'altro che sta a Monbaroccio, e quello che da Montegiano, che lavora qui a Fano, è venuto a dormire con me. Invece i vicini comunque sono accorsi per vedere che cosa è Avevo successo. bisogno, come stavo, se volevo andare a dormire da loro. No, tutti molto gentili, sì, per carità, però non si sta tranquilli, no? La paura anche stamattina c'è. Secondo i vicini di casa della signora, la vecchia ferrovia è la via di fuga prediletta. Infatti, ci fanno notare che hanno addirittura tagliato la rete per scappare più velocemente. E secondo alcune testimonianze, di notte ci bivaccano pure. Perché dietro c'è tutta l'area libera del prato e là possono venire a scorrazzare come vogliono, lasciando la macchina sulla strada della colonna che va all'aeroporto. E nei giorni scorsi sono stati anche in altre abitazioni, quindi nella stessa via. Sì, là di fronte a casa. Ecco. E lì che cosa è successo? E non lo so io di preciso perché con loro non ho parlato, ho saputo dal vicino. Quindi ora insomma, non riesce più a vivere tranquilla. Beh, il pensiero c'è, insomma, via, ogni rumore si salta su.